Cremonese Napoli, ovvero Mondonico Marchesi, facciamo un po' come vogliamo, è finita 1-1. Soddisfatti? Va bene, andiamo per dovere di ospitalità a Marchesi. Beh, possiamo dirci parzialmente soddisfatti, perché fino a un certo punto pensavamo di vincere la gara. Poi c'è stato questo gol che abbiamo preso su punizione, il ritorno della Cremonese, alla fine non siamo più riusciti a passare, anche se tutto sommato la partita è stata molto vivace, molto combattuta. Sì, a un certo punto pensavo di perdere la partita, poi ha fatto quel gran gol Bonomi, alla fine forse potevamo vincere, però sarebbe stato soprattutto uno sgarbo a questa gente che è venuta soprattutto a vedere il Napoli. Tutto per loro è giusto che la gara sia finita 1-1. Incontro fra due gentiluomini che parlano di una partita di calcio, come sentiamo, in un dialogo che non è di un venditore di almanacchi. In campo il Napoli si giocava gli spiccioli, se vogliamo, di una speranza esasperata per la Coppa UEFA, la Cremonese per non finire ultima, vorrebbe lasciare la maglia nera ad altra pretendente. Così ha schierato con parziale successo Garzilli su Maradona, poi ha fatto il suo gioco, del resto come il Napoli. Il bello e il brutto si sono alternati nei 90 minuti in uno stadio pieno e con gente uscita alla fine soddisfatta, non è poco. Maradona ha fatto i suoi numeri, molti meno del previsto, ma dopo 10 minuti dalla ripresa si è inteso con Bertoni, idioma stretto argentino, e palla alle spalle di un pur bravo Bertoni. Botta e risposta nel giro di 3 minuti. Bonomi dice che la punizione è tagliata con effetto e così via e si può fare anche da noi, non è necessario importarla dal Brasile, dall'Argentina o dalla Francia. È 1-1. In fondo sì. Lo spettacolo ora, se vogliamo, possiamo toglierlo anche nel tentativo di far parlare in un certo modo gli stranieri di parte, Smuda da una parte e Maradona dall'altra. E Maradona, conosci Smuda? Sì, lo conosco molto. Com'è? È un buon calciatore. Smuda, conosci Maradona? Sì, conosco, penso che conosciamo tutti, penso che siamo contrasti tante volte con il nostro nazionale, polacca, anche argentina, abbiamo giocato tanti parecchie volte. Ecco, e fra Cremonese e Napoli oggi? Io credo che abbiamo giocato una partita tranquilla che se non è per il sbaglio dell'arbitro, credo che possiamo vincere noi. No, con l'arbitro non voglio parlare troppo, penso che l'arbitro oggi non è capace di fiscare perché ha sbagliato tutto. Ma voi non sbagliate mai in campo? Sì, noi tutti sbagliamo. Sbagliamo tutti, penso anche, può sbagliare anche l'arbitro. Ma il risultato, due campioni come voi, è giusto alla fine o no? Il problema è che la Cremonese oggi non si giocava niente, noi non giocavamo. Due punti molto importanti e bueno, l'arbitro per noi è stato mal, però forse per la Cremonese è stato bene, no? E invece per la Cremonese c'è un traguardo, vero Smuda? No, forse chiudiamo questa polemica con l'arbitro, penso che il risultato pareggio giusto, penso che giocatori cremonese, anche giocatori di Napoli, penso che... Ascoli, Juventus.